alla partita della parità e del rispetto contro la violenza sulle donne. In campo giornalisti Rai, nella squadra avversaria attivisti e attiviste per i diritti umani, insieme a personaggi dello sport, del mondo dello spettacolo. Li vediamo con Ivana Del Vino. È importante usare lo sport per supportare e promuovere i diritti umani e contrastare la violenza sulle donne. Noi abbiamo scelto il calcio come un linguaggio universale per dire a tutti che c'è sempre un buon momento per parlare di violenza contro le donne, per essere al loro fianco e ricordare che le cose si possono cambiare. Una partita per la parità di genere e il rispetto. A Bologna sono scese in campo due squadre miste composte da uomini e donne, giornalisti del circolo sportivo Rai con attrici, sportivi, attivisti per i diritti umani e anche rappresentanti delle istituzioni. Sono le azioni che mettiamo in campo che fanno la differenza e quindi anche queste partite che possono sembrare simboliche ma in realtà lanciano sempre dei messaggi importanti, condivisi. L'iniziativa è stata promossa da Amnesty International Italia, Assist, Ike, Sport for Society, WISP e Usi Grai. Per dire ancora una volta no alla violenza sulle donne, per dire ancora una volta no ad ogni forma di discriminazione. Si parla spesso di cultura sportiva e credo che si possa fare tanto proprio per trasmettere attraverso lo sport questi valori. E alla partita hanno partecipato gli studenti della Scuola Superiore ITC Manfredi Tanari, che hanno preparato uno striscione contro la violenza di genere. Se hai qualche problema devi chiedere assolutamente, non devi mai aver paura di chiedere, e penso che la partita di calcio sia una forma di richiesta ma anche di protesta contro la violenza.